Hanno lavorato molto in questi giorni le commissioni del Consiglio regionale, anche quella naturalmente che si occupa di sanità, che ha fatto il punto delle vaccinazioni con l'assessore Bezzini. Faremo anche noi il punto sull'attività di tutte le commissioni, in particolare quella Europa e Relazioni Internazionali e quella per le aree interne. Hanno prodotto atti votati poi dal Consiglio nell'ultima seduta. Sempre nella seduta del Consiglio del 13 e 14 aprile è stata approvata una nuova norma sulla gestione e sullo smaltimento dei rifiuti urbani, dunque non speciali, da parte di aziende e attività commerciali, che ora potranno rivolgersi anche ad aziende private autorizzate. Il 25 aprile, festa della Liberazione, è anche il momento in cui le istituzioni celebrano il sacrificio di tanti italiani che hanno lottato per la libertà. 25 aprile sempre è l'evento di Telegranducato a cui partecipa il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. È all'interno di un'arena per gli spettacoli per i giovani, The Cage. Vaccini, diamo i numeri al momento in cui si riunisce la commissione, ascolta l'assessore alla sanità. Sono i dati aggiornati dunque a giovedì 22 aprile, quando comunque è stata superata ampiamente la soglia del milione di dosi. Il potenziale è di 30.000 vaccinazioni al giorno, ma la questione più complessa è quella delle forniture, sempre critiche per le 11.000 dosi di Johnson & Johnson. La destinazione è per la fascia di età tra 70 e 79 anni. In questa categoria al momento risultavano vaccinati 175.000 toscani. Nel confronto in commissione emerge che la campagna di vaccinazione della categoria degli estremamente vulnerabili è la più complessa, sono quasi 300.000, ne sono stati vaccinati 82.000 e registrati in totale 145.000. Un primo obiettivo però era quello per chi ha compiuto già 80 anni ed è la data del 25 aprile. Ce l'abbiamo fatta magari con la prima dose? Per gli over 80 direi di sì. L'ultima misura, appunto, quella dell'apertura degli hub a chiunque fosse rimasto fuori dalla vaccinazione, sta dimostrando che veramente sono poche unità le persone che si stanno recando, siamo oltre il 90%, considerando una parte fisiologica che non si vuol vaccinare oppure che non è in condizione perché è stato contagiato e quindi non può vaccinarsi. Insomma, mi pare più che altro questa ultima misura dia la dimostrazione che il lavoro che hanno fatto i medici di medicina generale su questa vaccinazione è davvero un lavoro importante e capillare. Chiediamo al presidente Sostegni di indicare dal suo punto di vista le criticità che ancora restano. Sempre la quantità di vaccini che arrivano, perché AstraZeneca non sta arrivando e quello che arriveranno dovrà essere destinato ai richiami e basta. Johnson & Johnson forse arriverà in questi giorni, però in dosi veramente minime, si parla di 10-11 mila dosi. Moderna non sta consegnando, quelle poche che consegnano servono per i richiami. L'unico elemento è la costanza del vaccino Pfizer, che ha aumentato anche le quote, che si spera potrà aumentare anche durante il prossimo mese e sta garantendo una stabilità di consegne. Questo è il primo elemento. Poi gli estremamente vulnerabili, l'abbiamo segnalato all'assessore, e poi ci sono il tema dei caregiver. Non emerge la stessa soddisfazione dalle parole dei consiglieri di opposizione. Allora noi iniziamo dal vicepresidente Ulmi, che tuttavia ammette un cambio di passo c'è stato. Si incomincia a, in qualche modo, ad avere un'incidenza importante per arrivare all'immunità di gregge. Certo, continuano varie discrasie nella metodologia. C'è un vulnus di base, che è la lentezza con cui arrivano le forniture. Solo Pfizer in questo momento sta dando buoni risultati e comunque continuativi. Certo, la nostra sollecitazione, il continuo stimolo all'assessore e all'assessorato determina di essere sempre sulla corda e quindi sicuramente stanno facendo quello che possono. Fa parte della commissione anche Diego Petrucci di Fratelli d'Italia, forza di opposizione a Firenze e a Roma. Resta negativo il fatto che non arrivino le dosi e tra l'altro la prossima settimana inizierà la fase della seconda somministrazione per quei vaccini che hanno appunto bisogno di due somministrazioni, quindi arrivano lo stesso numero di dosi, però una parte di quelle saranno destinati alla seconda dose, quindi conseguentemente diminuiranno il numero dei nuovi vaccinati. Prima questione. Seconda questione, oggi in commissione per stessa ammissione
dell'assessore è emerso in maniera palese come non ci sia uno scenario di programmazione. Rimane gravissimo, io l'ho segnalato, il problema di come sono organizzati alcuni centri vaccinali, che sono, ahimè, dei luoghi pericolosi. Io l'ho detto in commissione, l'ho detto pubblicamente, non è reati senza spazi, senza sale d'aspetto, mi riferisco soprattutto a Prato, alla zona dell'ex CREAF, invece per esempio la zona individuata dal comune di Pisa, qui l'ex sede del CPT, è un centro vaccinale modello, fatto bene, organizzato bene. A margine dell'ultima seduta abbiamo sentito anche la capogruppo del Movimento 5 Stelle, niente affatto soddisfatta ancora. Beh, di fatto anche se sono arrivate, stanno arrivando un numero maggiore di dosi, continua a esserci confusione. Io sono molto perplessa della scelta che è stata fatta riguardo alla 2 giorni del dentro tutti, senza file d'attesa o quant'altro, per degli over 80, quindi categorie che hanno difficoltà a fare le code. Quelle code che si sono registrate persino con le prenotazioni in alcuni hub nei giorni scorsi. È una modalità che sembra dire: abbiamo detto che la data è il 25, entro il 25, costi quel che costi, pure sulla pelle delle persone, la prima dose va fatta. E quando mi dicono che adesso siamo primi, questa cosa che in regione Toscana comunicativamente non si vogliono togliere, arriva puntualmente la Fondazione Gimbe con dati alla mano e li smentisce dicendo che in realtà non sono così primi della classe come vorrebbero essere. Quindi la situazione continua e io metto in discussione, ho presentato una mozione, il commissario speciale Angelo Zubani, che alla luce di esperienze ancora per me non meglio chiarite, continua a essere il commissario straordinario di questo bailamme incredibile che sono i vaccini. In precedenza, alla fine della seduta del Consiglio regionale, erano intervenute naturalmente anche le altre forze politiche rappresentate qui. Ma dopo aver evidenziato, anche grazie al nostro lavoro in Consiglio regionale, alcune criticità, aver messo in evidenza alcuni punti, alcuni limiti di quello che è avvenuto nei mesi scorsi, a mio avviso adesso si sta iniziando a migliorare, i numeri dimostrano e dicono questo, credo che si debba fare bene e velocemente, bene l'intervento della Protezione Civile, bene anche il fatto che si possano utilizzare più metodologie di vaccinazione, i medici di famiglia stanno facendo la loro parte, però bene anche l'utilizzo degli hub. Abbiamo contestato in una prima fase alcune scelte della Regione Toscana. Non eravamo favorevoli a far vaccinare gli avvocati, avevamo ragione, oggi gli avvocati non si vaccinano più. Abbiamo chiesto di vaccinare immediatamente gli over 80. Avevamo chiesto di far vaccinare tutti i malati oncologici, non soltanto quelli che hanno finito la chemioterapia o le cure entro i 6 mesi, ma di vaccinare tutti quelli che sono in follow-up, cioè tutti quelli che hanno i 5 anni previsti dal Sistema Sanitario Nazionale e dal Sistema Sanitario Regionale con i codici di esenzione. Il Consiglio regionale ha detto che avevamo ragione, aspettiamo che anche il Ministro apra tutti. In questi giorni, nella nuova fase che si apre, si continua comunque a ragionare sull'efficacia delle zone rosse locali attivate in più di un'occasione. Lo sono state davvero efficaci? Sentiamo. Le zone rosse funzionano se vengono fatte con criterio e se vengono fatte per tempo, perché purtroppo abbiamo visto come in alcune zone abbiano anche funzionato, ma in altre meno. Quando si fanno queste operazioni per cercare di mantenere comunque tutto il resto della regione aperta, cercando di andare a contenere il contagio, per noi è qualcosa che è positivo, perché più riusciamo a tenere territori in grado di poter lavorare aperti e di farli vivere, e meglio è. Certo è che devono essere fatte per tempo, in maniera oculata. A volte anche se i sindaci non sono d'accordo, voglio dire, Gianni dovrebbe anche un po' imporsi per andare proprio a salvaguardare i comuni limitrofi. In fondo si è creata di fatto anche una certa disparità tra esercizi commerciali di territori limitrofi che però avevano colori diversi. Questo è un problema di difficile spiegazione anche perché ancora parlando anche con la parte, con l'ARS, con gli epidemiologi, con i medici, è difficile spiegare là dove i contagi avvengano di più, perché in realtà se si può assimilare a dei comportamenti sbagliati delle persone, questo avviene un po' dappertutto. E quindi è, secondo me, a volte difficile anche capire quali siano le motivazioni, così come è avvenuto in altre zone nel passato. Quello che è certo è là dove ci sono maggior contagi bisogna avere un po' di attenzione in più.
Vediamo allora per titoli i principali provvedimenti adottati dalle commissioni che poi nei prossimi giorni saranno all'esame del Consiglio, anche come nel caso della prima proposta di legge di cui parliamo del Parlamento, ed è la legge sui rider che lavorano per le piattaforme digitali. L'iniziativa, partita dal Presidente Mazzeo e annunciata in Il mio Consiglio, la trasmissione di Telegram Ducato, vuole mediare le esigenze del lavoro e quelle dei lavoratori, la flessibilità, insomma, e la sicurezza. Ora ci sono le consultazioni. Intanto questa discussione si è svolta all'interno della Commissione Sviluppo Economico, che ha anche indicato i nomi per la direzione di Toscana Promozione Turistica, Tapinassi prende il posto di Palumbo, e per quella dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, confermata Simonetta Cannoni. Nasce anche la nuova Commissione per le Pari Opportunità. Dalla prima Commissione del Consiglio, quella per gli affari istituzionali, escono 20 nomi, frutto di una mediazione tra le diverse sensibilità politiche. Restano alcuni malumori, soprattutto nei 5 Stelle. Viene espresso invece all'unanimità l'apprezzamento per l'attività del difensore civico che, ricordiamo, nei 15 giorni, anche lunedì 26 aprile, è su Telegram Ducato alle 18:45 per rispondere in diretta alle domande dei cittadini. L'emergenza della pandemia ha invece convinto tutti i consiglieri della Commissione Territorio e Ambiente a dire sì ad una nuova proroga, la terza, per i termini di alcuni procedimenti urbanistici per i comuni. A proposito del lavoro delle commissioni, 7 giorni fa abbiamo parlato della risoluzione elaborata all'interno di quella per le aree interne che puntava a garantire ristori statali anche alle imprese chiuse per decisione delle regioni, decisione di istituire zone rosse locali, lo ha fatto anche la Toscana. Ma come sta funzionando in generale questa nuova commissione che, lo ricordiamo, è nata a fine gennaio? Abbiamo cercato subito di dare alla giunta regionale una serie di indirizzi su quelli che sono gli interventi da mettere in campo rispetto alla questione dei piccoli comuni. Abbiamo già appunto votato delle prese di posizione che adesso ovviamente stiamo lavorando affinché possano concretizzarsi. Noi chiaramente vogliamo aumentare il numero degli investimenti, vogliamo mettere in campo anche un modello nuovo di servizi, e rispetto a questo nelle prossime settimane ci confronteremo con la Commissione Sanità per il modello della sanità nelle aree montane, perché ora c'è la pandemia, ma ci sarà una fase successiva alla pandemia e noi questa la dobbiamo mettere in campo. Le aree montane interne hanno molto da dare, secondo me, alla Toscana e bisogna che ovviamente la Regione si trovi pronta con le idee chiare, e è quello che la nostra Commissione sta cercando di fare. Sono soddisfatti anche i rappresentanti delle altre forze politiche. Per ora si lavora con le audizioni, perché senza conoscere non si possono poi prendere decisioni. Abbiamo avuto due commissioni fa delle audizioni molto interessanti di tutte le zone neve della Toscana, proprio per i ristori dovuti al sistema neve, che secondo quanto stabilito dal governo venivano distribuiti in base al numero delle presenze negli alberghi. Allora è stata fatta una richiesta dalla nostra regione e da altre regioni appenniniche affinché fossero diversamente dati questi ristori. Questa commissione ha cominciato a capire cosa vuol fare da grande. Se vuole prendere degli impegni di carattere diretto e attivo, può fare la differenza in questa legislatura. Se deve essere un corollario di altre commissioni e, fra virgolette, vivacchiare tra le proposte e le definizioni che porta avanti la Giunta piuttosto che altre commissioni, come dicevo, forse allora giocherà un ruolo secondario. Anche la Commissione Europa ha presentato un suo documento durante l'ultima seduta del Consiglio regionale e ha ottenuto l'unanimità, un documento attuale, perché va ad incidere sul tema del Recovery Fund. Commissione Europa, abbiamo messo in campo una serie di audizioni, tra queste anche i vertici di ANCI e UPI, che nel cammino di avvicinamento poi alla grande sfida del Next Generation EU ci hanno rappresentato una necessità, ovvero richiamare l'attenzione al fatto che si debba puntare su un rafforzamento e anche su un adeguamento anche professionale del personale della pubblica amministrazione e degli enti locali. Da qui questa proposta di risoluzione, che trae spunto anche da un accordo sottoscritto in sede nazionale nell'ambito dell'azione del governo e che ovviamente richiama la Giunta a far sì che
questo piano approvato dal governo venga attuato in tutte le sue parti e che si possano costruire anche elementi di condivisione sui territori per capire quali sono le necessità delle pubbliche amministrazioni. Il vicepresidente Galli si dice soddisfatto di come vanno i lavori in questo organismo che adesso esiste in pianta stabile. È una commissione nella quale stiamo lavorando molto bene, è una commissione, abbiamo rapporti con Bruxelles, sono venuti in audizione parlamentari che rappresentano la Toscana appunto nella Comunità Europea, perciò cerchiamo di capire quelli che saranno i fondi che arriveranno in maniera diretta, in maniera indiretta alla Regione, quelli che saranno appunto i passaggi, i vari bandi che arriveranno attraverso appunto la Regione o attraverso addirittura il contatto diretto con Bruxelles. Per cui è sicuramente una commissione che sta lavorando in grande, devo dire, in grande sinergia, perché riteniamo che sia fondamentale che questi fondi arrivino alla Toscana, però altresì siamo consapevoli di dover creare una struttura e un metodo di lavoro che possa essere utile. L'Assemblea, come abbiamo già anticipato nell'ultima puntata, ha approvato anche una norma per lo smaltimento dei rifiuti urbani, non quelli speciali, delle aziende e dei negozi, insomma di tutte le utenze non domestiche. Possibilità quindi per le aziende di dire: io conferisco i rifiuti della mia azienda, rifiuti solidi urbani della mia azienda, non al gestore pubblico, ma si tratta di rifiuti che vanno a riciclo e riuso, e nel momento in cui viene scelto un'azienda nel libero mercato, ci sono aziende che fanno queste, soprattutto in determinati settori industriali, chiaramente si deve dimostrare il ciclo che viene fatto dal rifiuto stesso. Questa era una normativa europea del 2018 che è stata recepita nel 2020 dal governo italiano con la loro ministra Costa. E quindi la Regione Toscana ha modificato la propria normazione per dar possibilità anche alle aziende toscane di avere questa opportunità. Sul provvedimento non ci sono voti contrari, ma c'è l'astensione di Fratelli d'Italia. Sì, si tratta dell'ennesimo adempimento che deriva dall'applicazione della normativa comunitaria, scaricato però sugli uffici ambiente dei comuni, perché di fatto le aziende che sceglieranno di avvalersi per lo smaltimento dei rifiuti da utenze non domestiche, da operatori privati, dovranno comunicarlo attraverso una procedura un po' farraginosa ai comuni, che dovranno quindi tenere un registro e verificare gli adempimenti connessi a questo nuovo sistema di smaltimento, che potrà cioè essere effettuato anche tramite gestori privati e non soltanto attraverso i gestori ordinariamente scelti attraverso le procedure pubbliche. Su questo ci siamo astenuti, raccomandando naturalmente che la Regione affronti quanto prima possibile il tema più complesso dello smaltimento dei rifiuti, perché la Regione si trova in una situazione di estrema difficoltà sia per gli impianti che per le troppe discariche che ci sono sul nostro territorio. Sui rifiuti, naturalmente, la notizia dell'inchiesta che attraversa il cuore del distretto conciario tiene banco in questi giorni. Ogni gruppo ha già espresso la propria posizione e se ne parlerà certamente nella prossima seduta del Consiglio. Ma cosa rappresenta oggi? 25 aprile sempre è l'evento di Telegranducato insieme ad Ampia e Ampi per celebrare la festa della liberazione quest'anno. Un evento televisivo e multimediale, trasmesso molte volte a partire da sabato 24 alle 21:30. Partecipa anche il presidente Antonio Mazzeo, tutto si svolge all'interno del The Cage, arena per gli spettacoli di Livorno. In Consiglio regionale è stato anche presentato il progetto delle 32 residenze artistiche della Toscana che operano in 8 province, un progetto che coinvolge 80 spazi teatrali e 65 comuni. La spiegazione di cosa si tratta arriva dalla presidente della Commissione Cultura. Ci piace l'idea di presentare un'iniziativa che è un segno della resilienza e della resistenza di questo territorio, e devo dire resistenza e resilienza ci rendono umani insieme alla cultura. Io sono molto grata agli operatori che l'hanno resa possibile, alla rete di tutte le residenze teatrali, i centri di produzione, le compagnie che hanno lavorato a questo progetto che porterà in scena 5 compagnie vincitrici del bando per 25 repliche complessive con quasi 200 ore di residenze teatrali. E devo dire che è un risultato straordinario in un momento così difficile, è un bel messaggio che vogliamo mandare oggi dal Consiglio regionale della Toscana a tutta la Regione e a tutto il Paese.
perché è vero, questo periodo ci ha messo a dura prova. Il Covid ha fiaccato lo spirito in molti frangenti, ha reso impossibile lavorare, ha immiserito il nostro tessuto, ma ha anche suscitato un bisogno di collaborazione, una voglia di lavorare insieme, un bisogno proprio di darsi man forte che sta producendo i suoi frutti. Ecco. La stessa commissione ha valutato positivamente il Mascagni Festival di Livorno che si è svolto nel settembre scorso, facendo registrare 18.000 presenze in 5 serate. Ha espresso apprezzamento per l'attività del Corecom della Toscana, il Comitato per le Comunicazioni. A Pisa il 16 aprile invece è partita la serie di conferenze per celebrare con il Capodanno toscano il centenario della nascita di Renato Fucini, ed era presente il presidente Mazzeo. Renato Fucini è un grande toscano che amava la nostra terra, che amava Pisa, e noi abbiamo voluto iniziare a commemorare ai 100 anni della sua morte la sua grandezza, la sua capacità di segnare non solo l'identità e la storia della Toscana, ma attraverso le sue opere attualizzarla al presente. È bello che siamo partiti da Pisa, città che lo ha fatto crescere durante il periodo universitario, poi Firenze, Monterotondo, dove è nato, e Vinci, dove ha vissuto per tanto tempo. La nostra idea di inserirla all'interno della festività del Capodanno è esattamente nella direzione di voler partire dalla grandezza della nostra identità culturale e saperla traguardare verso il futuro. Un messaggio enorme che Fucini è riuscito a trasmettere a tutti noi. Noi con Regionando torniamo venerdì prossimo, 30 aprile, con la cronaca della nuova seduta del Consiglio.